Gianni Colacione, undicesimo congresso di Radicali Italiani, Libri TV, siamo alla sessione notturna del terzo giorno. Oggi è stata una giornata importante, siamo in compagnia di Giovanna Devetag. È una giornata importante perché è nata una nuova creatura nella costellazione, nella galassia, nella nebulosa, insomma, quello che è Radicale. E era ieri. Già, è vero, era ieri, perché siamo in nottata, è vero, era ieri. Ah beh, oggi sì, si è consolidata, perché abbiamo fatto la diretta, effettivamente, il direttore dà i numeri, vabbè, siamo a posto. Allora, abbiamo qui la nuova segretaria di questa associazione, adesso le faremo dire qual è il nome esatto, di che si occupa e soprattutto le iscrizioni che ha fatto, che è importante. Oddio, già mi fai domande difficili a quest'ora. Allora, il nome me lo ricordo, ci chiamiamo Parte in Causa, sottotitolo Associazione Radicale Antispecista. Nasciamo come associazione antispecista e quindi per sostanzialmente combattere tutte le forme di sfruttamento animale, e ci battiamo per affermare il principio, insomma, che gli animali sono esseri senzienti, soffrono come noi, hanno emozioni complesse, hanno capacità di relazione e quindi non abbiamo il diritto in sostanza di usarli come oggetti a nostra disposizione per qualsiasi scopo, anche il più futile. Questo molto in breve. Poi mi hai chiesto la terza cosa. Sono voi, perché mi stanno venendo delle domande da fare molto imbarazzanti, però intanto completa. Dai, è l'ora giusta. È l'ora giusta. Allora, domande imbarazzanti? Cioè, vabbè, tu prova, poi insomma io posso anche non rispondere. La terza cosa che mi hai chiesto era... Quanti iscritti? Allora, siamo credo più o meno tra pre-iscrizioni online e gente che mi ha detto voglio iscrivermi, ditemi come fare, e quelle effettive qui dovremmo arrivare più o meno sulla cinquantina. Adesso devo fare i conti esatti, ma insomma... È un ottimo inizio. Ma non lo so, io è la prima associazione che creo nella mia vita, quindi non ho termini di paragone, però diciamo io sono molto contenta di come è andata ieri e di come è andato oggi, anche il primo giorno di vita e di interazione in un congresso radicale. Poi tra l'altro sto cominciando a cercare di capire tutte le regole infinite. È molto complicato. Io dall'alto della mia esperienza, che da 1 a 10 va a 2, posso dire che comunque è un ottimo inizio, soprattutto perché è il trampolino, quindi queste iscrizioni sicuramente andranno crescendo, già a partire da una base di una cinquantina. Sì, me lo auguro, anche perché, vabbè, a parte che farò iscrivere a forza tutti i miei parenti, ovviamente, questo no. No, ma poi adesso spero nei prossimi giorni di mettere su in piedi il sito con la possibilità di iscriversi online, aprendo un conto corrente o un PostePay, in modo che insomma la gente comodamente possa iscriversi. Quindi, allora, rispetto degli animali, questi animali che non si mangiano, ovviamente... No, sono domande imbarazzanti, non difficili. Allora, sono animali che non si mangiano, non ci si diverte, non si portano al circo, cioè non si usano per il circo, negli acquari. Non si diverta granché, diciamo, magari ci divertiamo noi, manco tanto, perché sinceramente. E invece gli animali che ci servono per fare la compagnia sono contenti. Lo sapevi. Non mi potevo esimere. Certo, no, è un discorso lungo, comunque lo sai che è un punto dolente, nel senso che se parliamo di una società antispecista, eccetera, eccetera, anche gli animali da compagnia non dovranno essere trattati come vengono trattati oggi, ovviamente, nel senso che oggi l'animale da compagnia è sì estremamente tutelato rispetto agli altri, no? Perché il gattino, il cane sono tutelati al punto che maltrattarli è reato, mentre invece il maiale, la mucca, l'agnello, eccetera, sappiamo che... Io parlavo del concetto di compagnia, cioè è giusto che un essere umano si faccia compagnia recludendo un altro essere vivente, a parte il maltrattamento, già sta proprio fuori da ogni mia ipotesi, di fatto recludendolo, perché avendolo vicino e lo lega a sé con il bisogno alimentare e imponendogli una serie di regole e così via, da piccolo appena nasce. Insomma, gli animali si fanno compagnia con animali inferiori, tra virgolette, o di altre specie? Oh, bella, l'ultima cosa che hai detto è complessa, perché ci sono addirittura gatte che adottano coniglietti, diciamo, quindi i rapporti interspecifici tra specie diverse dall'umana. No, comunque quella domanda è una cosa a parte. Sul rapporto nostro con gli animali d'affezione, allora tu dici è giusto in una società, io ti dico no.
Quindi nel lungo periodo non sarà giusto tenere cani e gatti chiusi in casa come sostanzialmente schiavi, trattati bene naturalmente, anzi benissimo, senza libertà. Oggi Hic et Nunc, nella società che, insomma, in cui ci troviamo a vivere, trovo che sia di gran lunga il male minore, nel senso che, allora, innanzitutto io dico a tutti: non comprate animali. Non comprate animali, se volete un animale adottatelo, andate a prenderlo in un canile, in un gattile. Ci sono situazioni agghiaccianti di cani che vivono tutta la loro vita chiusi in una gabbia di un metro quadro. Vittime del randagismo in qualche modo. Vittime del randagismo, per non parlare del fatto che negli Stati Uniti praticamente i randagi vengono pre-catturati, dopo 5-7 giorni, se nessuno li adotta, vengono messi nelle camere a gas dove ci sono molte testimonianze e muoiono di morte lenta e dolorosa. Io ritengo che, tanto per rimanere su questa cosa, ritengo che il randagismo sia figlio un po' del concetto dell'animale da compagnia, che l'animale da compagnia, cioè quando l'essere umano si trova un'altra compagnia o si stufa di avere la compagnia dell'animale, purtroppo lo abbandona, e poi accade il randagismo, e accade che poi ci sono gli animali in giro per la città che non è che naturalmente si trovano lì. Assolutamente. Allora, il problema del rapporto tra noi e i cani e i gatti è molto complesso, perché i cani e i gatti, è stato dimostrato anche dal punto di vista con studi etologici, si sono coevoluti insieme all'uomo, quindi addirittura certe loro strutture cognitive sono in qualche modo evolute assieme a noi, quindi è un rapporto molto particolare. Però per come si struttura il rapporto nostro con cani e gatti oggi, si tratta di un rapporto appunto sbagliato, perché nella maggior parte dei casi l'animale sì viene considerato come animale da compagnia, ma poi molto spesso viene abbandonato alla prima difficoltà, o quando succede che ne so, si compra l'animale per il bambino dopo un po' si stufa o sviluppa l'allergia e quindi l'animale viene abbandonato o viene portato in canile. E queste situazioni non fanno altro che ovviamente alimentare il randagismo. Per questo dico, naturalmente... Poi un'ultima perla, perché adesso vediamo se riesco ad arrivare a esprimere tutto il mio dissenso su questa cosa e riuscire a mantenere questo status di non litigio con Giovanna, che è una cosa... Appunto, di continuare a mantenerlo. Allora, diciamo che per il bene di questi... ma questa è una conversazione più che un'intervista, effettivamente. Certo. Per il bene di questi animali noi li sterilizziamo, li castriamo e così via, diciamo che il bene è loro, perché poi dopo si sovrappopola, sì. Qua, se in natura che si qua in qualche modo si autocastrasse in qualche modo, no. Questi, capita questa cosa perché ci sta il discorso dell'animale che è presente nell'habitat umano, che non gli è naturale. Posso dire, la castrazione è lungi dall'essere una bella cosa. Non è affatto una bella cosa, però tu devi tenere presente una cosa, solamente negli Stati Uniti circa 4-5 milioni all'anno di cani e gatti randagi vengono uccisi nelle camere a gas. Ora tu non mi puoi dire che i nazisti siamo noi che ci battiamo per la sterilizzazione e non sono... Ma sì, insomma, nazisti, sono le due di notte, visto che spesso ci danno dei nazisti a ogni piè sospinto, lo uso, lo so che tu non ti sei mai permesso, ma altri sì, soprattutto su questo fatto della sterilizzazione, quindi uso nazista in senso un po' polemico perché lo dicono spesso a noi, ripeto, a fronte di 4-5 milioni di randagi uccisi nelle camere a gas ogni anno, non mi potete venire a dire che noi siamo i cattivi perché li sterilizziamo, e cerchiamo di, ovviamente svuotando l'oceano con un cucchiaino, arginare come possiamo questa strage, questo massacro. Certo, ecco. Certo. No, le intenzioni sono ottime. Senti Giovanna, questa associazione ovviamente presto la lancerete sul web con un sito? Sì, assolutamente, io non ne capisco niente, quindi delegherò. Userò tutti i miei poteri per delegare, quindi spero, esatto, spero che avremo subito un sito, anche magari, come dire, non raffinatissimo, anche perché al momento, insomma, siamo appena nati, non è che abbiamo 3.000 cose da metterci sopra, quindi ci serve subito un sito per renderci visibili e per iniziare a raccogliere le iscrizioni, e poi con calma magari ci faremo un sito anche un po' più elaborato. Se posso suggerire del materiale iniziale, ci sta lo spazio live, dove sta? Eccolo qua, che potrebbe essere già parte del materiale che sta su questo sito. Nel senso, un link alle... Ah, sì, beh, ci mancherebbe, ma certo, come no?
Come no? Che presto riprenderemo, già non so se è venerdì prossimo. No, è quello dopo, adesso non mi ricordo. Però insomma, sì, il tuo impegno su Libri TV, adesso non lo dimenticare, sei segretaria. Ti chiameremo segretaria, ovviamente. Però insomma, ricordati di noi. Assolutamente, lo sai che oggi ti ho anche citato, vi ho citato. Sono lusingato, solamente lusingato. Mancherebbe, vi siete fatti un mazzo, sono 5 ore di diretta. È stata una bella esperienza perché sono riuscito a fare una diretta di ottima qualità, da quello che mi hanno detto. Si poteva forse fare qualcosa di meglio, però insomma, per essere quello che siamo, insomma, mi sembra che abbiamo svolto un servizio degno. Pensavo che avremmo avuto l'esclusiva, invece non è stato così, vabbè, però insomma. Nel senso che c'era pure Radio Radicale? Sì, sì, però loro lo davano in audio. Sì. Insomma, comunque no, vabbè, no, vabbè. Cavoli, oh. Per noi è ancora meglio. Erano due testate. E infatti, cioè, meglio di così. Giovanna, ti ringraziamo allora e auguri a questa associazione e a presto, appuntamento su Libri.tv. Assolutamente, grazie a voi, a presto, buonanotte. Buonanotte.